testi diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Si distinguono a piazza affari il settore energia, più 1,83%. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto sanitario, meno 1,67%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a più 140 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,27%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, il valore dell'indice IFO è 95,7 punti. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla fiducia consumatori degli Stati Uniti. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle scorte di petrolio, previsto domani nel pomeriggio. Giovedì è in programma il dato sugli ordini beni durevoli sempre degli Stati Uniti. Si attende un avvio in rosso per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.238,25 punti.